Lascio l'autorità di vaccino molto a malincuore, perché l'autorità di vaccino ho cercato di rivoluzionarla e di portarla sul territorio, e quindi dalla stanza dei bottoni chiusa in un ente che ha sede a Parma alla disponibilità del segretario a confrontarsi e a prendere anche delle sberle dal territorio, proprio per ascoltare e per cercare di rilanciare sul fiume delle iniziative molto importanti. Abbiamo ottenuto dei risultati, credo, molto importanti, perché se la reputazione del fiume e la reputazione dell'autorità di bacino è aumentata in questi anni, è grazie a una comunicazione capillare delle attività che abbiamo messo in campo e non certo per meriti del segretario. AIPO. Vado altrettanto volentieri presso l'Agenzia Interregionale del Fiume Po, in cui ci sono tre temi fondamentali: la ciclovia vento, quindi la mobilità dolce, la navigazione, che deve essere una navigazione turistica ma anche una navigazione commerciale, perché dobbiamo dare un impulso al fiume, almeno fino a Cremona e Piacenza dobbiamo navigare e collegare Marghera e Ravenna, quindi portare dei container e toglierli dalla strada. Il PNRR è in capo ad AIPO e quindi mi occuperò dei 357 milioni sul progetto di rinaturazione, e in più, secondo me, un processo, un percorso nuovo rivolto alle comunità in cui AIPO vada a spiegare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fa sul territorio, proprio per rendere i cittadini più consapevoli del ruolo che abbiamo. In tutto questo stiamo parlando di progetti in un momento in cui il fiume è veramente in secca. Qualcuno potrebbe dire, insomma, è paradossale questa cosa. Parlare di navigazione con il fiume in secca. Ottima osservazione, assolutamente ragione. Io credo che non possiamo fare progetti e ogni tre anni avere una crisi idrica. Il cambiamento climatico è acclarato, dobbiamo accelerare l'adattamento al cambiamento climatico. L'adattamento significa creare invasi, avere i reflui dei depuratori che possono essere più performanti e rilasciare più acqua, evitare le perdite dalle reti, una coltura, un'agricoltura meno idroesigente, ed infine un'irrigazione più attenta al cambiamento climatico. Tutte queste cose vanno messe tutte insieme ed è l'unico modo per avere acqua stoccata nei laghi in inverno e disponibile per il turismo, la navigazione, l'agricoltura, ma anche una resilienza migliore.